la calotta cranica per appunto aiutarsi a sorreggere il peso di questo oggetto, mentre con l'altra mano sostanzialmente andava ad appoggiarsi, ecco, in questa posizione. Qui vediamo un po' il dettaglio così. È bellissimo. Ecco, in questo punto sostanzialmente si doveva andare ad appoggiare la mano destra, che aiutava a reggere lo scudo in questo modo. Era una posizione che probabilmente è legata a, si è ipotizzato, a forme di difesa magari nel corso di assedi, di murature, cose di questo tipo, perché appunto la collocazione dell'elmo, dello scudo sopra la testa potrebbe aver avuto questa funzione, protetta da questo cinturone, da cui scende sostanzialmente la base della casacca, che proteggeva il busto del nostro pugilatore. Vediamo un altro modellino, vediamo invece, ce lo vediamo indietro, vediamo gli arcieri, eccoli qua, scegliamone uno, questo è Longo, che avete già conosciuto. Allora, come vedete, la figura dell'arciere si pone diversamente da quella del pugilatore, ha questa sorta di diciamo protezione frontale, una sorta di placca di rinforzo, insomma, per la parte addominale, che era retta da queste cinghie che vedete rappresentate, ora le vediamo più in dettaglio avvicinandoci, che attraverso queste cinghie, che poi hanno riscontro sulla parte retrostante, che è purtroppo molto rovinata, ma che portava la fareta delle frecce dell'arciere, garantiva, diciamo, il giusto equilibrio anche della parte frontale, che impugnava l'arco e che quindi in qualche modo era da proteggere. Aveva questa sorta di placca frontale che copriva le dita, e da questa decorazione meravigliosa a spina di pesce, che si è conservata più o meno a seconda proprio della conservazione della pietra, ma che ci restituisce un dettaglio decorativo assolutamente, assolutamente straordinario. Così come estremamente dettagliati sono anche proprio, come avete visto, appunto la parte delle armi, la parte per esempio anche delle capigliature. Questa, ecco, vediamo bene questo dettaglio. Queste sorte di riccioli, non sono neanche delle trecce, sono quasi dei dreadlock, oggi li chiameremo così, capelli un po' rasta, cioè sono capelli attorcigliati manualmente, e dovevano assicurare, insomma, una eleganza della acconciatura, ma anche, come dire, una protezione probabilmente per evitare che i capelli fossero eccessivamente scomposti. Un guerriero che si caratterizza per il suo tipico scudo circolare. Andiamo allo scudo, che è molto bello da vedere. Lo scudo appunto ha questa particolarità della decorazione ancora molto molto ben conservata. Guardiamo anche la parte interna, tutti dei dettagli, particolarissimi. Si vede il rilievo del bordo dello scudo, si vede la porzione qui sulla destra della mano che si appoggiava per reggere lo scudo. In altri frammenti, in altri esemplari, sono conservate anche proprio le fasce che descrivono, insomma, le corregge che consentivano di reggere l'oggetto. Il bracciale, questa tipica decorazione a solcature, molto, molto accurata e molto, molto raffinata. Il guerriero poi si presenta nella sua intierezza con questa sorta di tunica fermata da una sorta di cinta a livello addominale, da cui fuoriesce questo particolare molto interessante di una sorta di fusciacca che copre la parte frontale dell'abbigliamento, anche questa con dei dettagli decorativi estremamente, estremamente raffinati, un trattamento davvero di grandissimo dettaglio. Lo scudo era appunto retto dalla mano destra, come abbiamo visto, e
e poi l'abbigliamento si completava con l'elmo, in questo caso si vede bene conservato, a parte le lunghe corna che sono state, che si sono evidentemente spezzate e che costituivano i terminali decorativi. Queste sono le figure umane e poi abbiamo l'altra grande tipologia che sono i modelli di uomo. Modelli che riproducono con forme diciamo abbastanza diciamo suggestive l'architettura del nuraghe, un'architettura particolarmente svettante, probabilmente anche nella riproduzione in questo tipo di modellazione è accentuata lo sviluppo longitudinale dell'oggetto, di cui si vuole esaltare quasi proprio l'altezza, la capacità dominante quasi dell'oggetto, ma diciamo comunque riproduce abbastanza fedelmente l'articolazione architettonica con le torri centrali, le torri laterali di minore modulo e anche alcuni particolari, insomma, particolari realizzativi sono di grande interesse, per esempio tutta la parte del fastigio delle torri che riproduce anche le caratteristiche mensole, cioè quegli oggetti, quelle sorte di parti di supporto proprio per gli aggetti delle terrazze sommitali delle torri nuragiche. Praticamente non ne esistono quasi conservate allo stato originario, pochissimi gli esemplari, i nuraghi reali in cui il fastigio è conservato fino alla parte della terrazza e conserva ancora i mensoloni, sono veramente, si contano sulle dita di una mano i nuraghi conservati in questo modo, ma questi modelli ci aiutano a ricostruire anche parti del nuraghe che oggi noi più difficilmente possiamo ricostruire. Farsi porre le domande da ciò che poi il terreno farà emergere, deve sapere interrogare il terreno in modo adeguato. Una cosa importante dirla, ne parlavamo prima con qualcuno, diciamo, l'archeologo non si può fermare al dato semplice dello scavo, è tenuto a fare delle ipotesi, quindi diciamo quello che io vi sto dicendo deve essere misurato anche come loro misurano, diciamo, le misure reali, noi misuriamo l'attendibilità delle nostre ipotesi. Abbiamo un criterio scientifico anche nelle nostre applicazioni teoriche. Comunque, diciamo che l'archeologo deve porsi sempre in una posizione di elaborazione del dato e deve fare in modo che la sua elaborazione sia il più possibile rispondente, aderente, comunque alla oggettività che i dati gli pongono a disposizione. Io dico sempre che la risposta nel momento più giusta è la risposta che in quel momento soddisfa il maggior numero di condizioni oggettive poste dalla ricerca archeologica. Un domani ci verranno dati altri dati, si rimescoleranno le quantità di dati disponibili e si vedrà quale sarà la risposta oggettivamente più rispondente. In questo momento quello che io mi sento di dire è che un dato altamente probabile in questo momento è che il contesto di Monteprama abbia una vita unitaria ragionevole, cioè statue, tombe, sepolture, trattamento di quella necropoli siano un evento unitario, cioè sia una scelta, che ha una sua coerenza intrinseca, cioè immaginare che queste cose non hanno attinenza l'una con le altre, a mio avviso è più difficile che immaginare che ce l'abbiano, cioè per esempio immaginare che queste statue sono state fatte 200-300 anni prima per un motivo assolutamente ragionevole, di magari eroizzare un certo qual luogo e che poi nel corso del tempo in quel luogo si sia costruita anche una necropoli. Ecco, questi due dati stanno più difficilmente insieme, perché è difficile che a distanza di 2-3 secoli si dia la stessa esigenza di eccezionalità, guarda caso, nello stesso posto, proprio in quell'unico posto in tutta la Sardegna. Le tombe e le statue vivono insieme, sono realizzate insieme per un unico...